a cui rispondono questi professionisti. La linea torna allo studio. Il Covid non ferma l'agricoltura, uno dei comparti forti della Campania. Rino Genovese. Questo è un germoglio di falanghina. Vedete, si stanno formando già i primi grappoli di uno dei vitigni più prestigiosi della Campania. Siamo nei vigneti della Cantina di Solopaca, una delle cooperative agricole più grandi del sud Italia, e il Covid-19 non ferma assolutamente l'agricoltura. No, anzi, questo è un momento molto importante per la vite che si sta sviluppando. Come potete vedere, abbiamo già le foglioline, il grappolo. In questa fase i vigneti vanno curati, va dato il concime, va interrato, va aereggiato con delle erpicature che, come vedete, già abbiamo realizzato, e questo fa sì che la pianta possa svilupparsi già con le prime piogge, può prendere i minerali, la parte nutriente. Qui siamo nel vero polmone della viticoltura. La viticoltura campana, il 60% di tutto il vino della nostra regione viene prodotto qui nella Valle Telesina, e voi vi state preparando ad un'annata eccezionale. Sì, sarà un'annata eccezionale perché abbiamo avuto delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli e scarsità di pioggia, delle escursioni termiche, caldo di giorno, freddo di notte, che per la vite sono molto importanti. E però c'è stato anche il coronavirus, questo cosa ha comportato? Si è avuto un grave danno nell'intero comparto, ha sofferto soprattutto il canale dell'Oreca, perché ovviamente i ristoranti e le pizzerie sono state chiuse, però stiamo compensando con la grande distribuzione, che continua a dare buoni risultati, e in più abbiamo implementato l'e-commerce e la vendita online. La falanghina vino europeo 2019, con l'augurio di brindare al più presto alla fine dell'emergenza.